Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini, dalle longitudini, a una stessa famiglia che è la famiglia umana. Questo era Vittorio Arrigoni, un Siamo pacifista umani, dell'International Solidarity Movement è che aveva anche il dedicato titolo la di sua questo vita alla gente della libro Striscia di Gaza. che raccoglie Queste tutti sono le sue ultime terribili immagini, il video diffuso dai suoi rapitori. La polizia di Hamas ha fatto irruzione questa notte nell'appartamento dove era tenuto prigioniero e lo ha trovato impiccato, molte ore prima che scadesse l'ultimatum lanciato dai terroristi. Avevano detto di essere della brigata Mohammed bin Moslama, nome semisconosciuto, e chiesto la liberazione del capo e di due militanti di un movimento estremista di Gaza, Tawhid wal Jihad, monoteismo e guerra santa, che però oggi dice noi con questo delitto non c'entriamo. Sullo sfondo la crescente influenza nella striscia dei gruppi che si ispirano ad Al-Qaeda. 2 anni fa Hamas schiacciò nel sangue il tentativo di proclamare un emirato islamico della Palestina dalla moschea bunker di Rafah. Arrigoni aveva 36 anni, ha rischiato la vita tante volte quando violava il blocco imposto da Israele ai pescatori o quando documentava il dramma dei contadini presi di mira da cecchini israeliani. Sono fiera di lui, ha detto sua madre, sindaco del paese di Bulciago, in provincia di Lecco. Il presidente Napolitano ora chiede che si accerti subito la verità. È un atto di terrorismo contrario ai nostri valori, dice Hamas, che accusa Israele e ha arrestato due sospetti. E persino su alcuni siti di sostenitori di Al-Qaeda ora compare la scritta: assassini, hanno ucciso un amico dei palestinesi. Restiamo umani, era il titolo del suo blog e non è stato ascoltato. Alessandra Bortoloni. Se i pescatori non possono andare a pescare, se gli allevatori e gli agricoltori non possono coltivare, se gli aiuti umanitari stentano a entrare, questo è semplicemente condannare una più lunga agonia alla popolazione di Gaza. Il pacifismo come ragione di vita, testimoniare ogni giorno in prima persona tragedie che il mondo non vuole vedere, aiutare popolazioni massacrate nonostante i continui pericoli di morte e convincere più uomini possibili che apparteniamo tutti allo stesso pianeta. Una missione che Vittorio Arrigoni, Vic, per tutti quelli che l'hanno accompagnato nella sua breve ma intensa vita, aveva nel sangue. E nella sua pelle il popolo di Gaza, quello per cui da 3 anni si batteva, da quando nel 2008 sbarcò con altri pacifisti nella striscia e da dove il 27 dicembre dello stesso anno fu il primo a raccontare, con gli occhi di chi stava vedendo l'inferno, l'attacco israeliano della missione Piombo Fuso. Da allora la sua cronaca quotidiana, da quel lembo di terra isolato dal resto del mondo, era un appuntamento fisso e doveroso per tutti. Con le sue corrispondenze ai quotidiani, senza mezzi termini, sofferte, rigorose, il suo blog Guerriglia Radio, i cui testi si chiudevano sempre con la stessa frase «Restiamo umani, Vic da Gaza City». Il suo profilo Facebook, dove l'ultimo messaggio da lui lanciato per denunciare la morte di 4 lavoratori palestinesi nel crollo di un tunnel scavato per far passare beni di prima necessità, è di appena 2 giorni fa. Il suo ultimo, forte come sempre, grido di allarme, il suo ultimo tentativo di cambiare le sorti del mondo. Bersaglio numero uno per le forze armate israeliane che avevano di lui un identikit completo con tanto di tatuaggio, Vittorio era comunque prudente nei suoi spostamenti, ma sapeva che bisogna sempre mettersi in gioco. Martin Luther King osava ripetere: non temo le urla dei violenti, ma il silenzio degli onesti.